L'immagine dell'unione coniugale tra l'uomo e la donna, il sacramento del matrimonio, ecco, si deve inserire in questa dimensione. È impegnativo. Certamente oggi ci deve essere anche grande responsabilità nel preparare e nel celebrare un matrimonio, ben sapendo che ci si immette nel progetto che Dio ha compiuto fin dalle origini. Ed è chiaro allora che bisogna prima comprendere ciò che Dio vuole da noi per poter dare una risposta adeguata. Altrimenti, come Gesù stesso sottolinea, la durezza del nostro cuore ci obbligherà a trovare tutte le scuse, tutti gli espedienti, tutte le possibili scorciatoie e soluzioni umane che possano in un certo modo risolvere i problemi della nostra fragilità umana. Io penso però che la parola di Dio ci fa una proposta. Se dobbiamo effettivamente vivere le nostre scelte di ogni tipo, soprattutto quella di una scelta matrimoniale, di una vita coniugale, ecco, dobbiamo scommettere anche sulla grazia di Gesù e su quella grazia con la quale Dio unisce l'amore tra l'uomo e la donna e costituisce quella famiglia. È attraverso la grazia di Dio, non attraverso le nostre sole forze, che noi possiamo portare avanti tutti i progetti, da quelli più quotidiani e più semplici a quelli più impegnativi, ben sapendo che chi si mantiene in ragione di una parola che Dio ci dà, collabora con Dio a continuare l'opera della sua creazione. Sia lodato Gesù Cristo.